Ma questo è un libro che ho sempre voluto scrivere, forse prima ancora che esordissi. È un libro dedicato alla resistenza. Io ho raccontato fino adesso alcuni dei momenti epici della storia italiana contemporanea. Ho dedicato un libro al Rinascimento, uno al Risorgimento, e da sempre ho pensato che volessi scrivere un libro sulla Resistenza. Però sapevo che sarebbe stato un libro molto difficile, insomma. È un periodo della storia che io ovviamente non ho vissuto e che inizia a allontanarsi da noi, che è stato molto raccontato. E il libro nasce nel momento in cui, nel novembre del 2011, ricordo, era un momento di grave crisi dell'Italia, lo ricorderete anche voi, c'era una crisi politica, c'era una crisi finanziaria, lo spread che volava ai massimi, i nostri leader politici erano, diciamo così, inquisiti per reati moralmente riprovevoli, e in quel momento lessi la notizia che era stata ritrovata la lettera autografa con cui Leone Ginzburg, nel 1934, giovanissimo docente universitario a 23 anni, pur avendo davanti a sé una promettentissima carriera accademica, rassegnava le proprie dimissioni. E lo faceva perché? Perché l'obbligo di giurare fedeltà al regime fascista per i professori universitari era stata estesa anche ai liberi docenti. E lui, sebbene fosse in carica da soli 6 mesi, avesse tenuto un unico corso, non esitò un attimo, prese la carta, la penna, scrisse a Ferdinando Neri, che era il preside della facoltà e che era stato il suo, pochi mesi prima, il suo relatore di tesi, e disse: io mi dimetto, non intendo sottoporre a nessuna condizione che non sia tecnica o scientifica il mio insegnamento. In quel momento decisi che questi uomini di questa statura, che erano pochissimi, perché su 12.000 professori universitari soltanto 12 rassegnarono le proprie dimissioni per non sottomettersi al regime fascista, questi uomini andavano raccontati a dei lettori, a delle generazioni che probabilmente non li hanno mai sentiti nominare. Leone Ginzburg è un modello, sì certo, è un modello impossibile. È da un certo punto di vista tutto ciò che noi non possiamo essere, non solo perché la sua statura intellettuale, morale, probabilmente per la maggior parte di noi è irraggiungibile, ma perché ha vissuto in un'epoca epica e tragica, che da questo punto di vista è un po' l'antitesi della nostra epoca, diciamo così, un po' modesta, no? Un po' meschina, agiata e pacifica. E il libro si gioca proprio, è la prima volta che io racconto una storia vera, una storia realmente accaduta in forma di romanzo, ma di un uomo esistito. Però c'è sempre questo confronto, no? Tra noi e loro, loro che hanno avuto delle esistenze anche tragiche, perché Leone Ginzburg poi è morto nelle carceri di Regina Coeli nel 1944, picchiato a morte dai nazisti fondamentalmente, e delle esistenze che si sono accadute, come dire, ad un livello stratosferico della storia, e le nostre che invece viaggiano più terra a terra, se vogliamo, e che però sono le vite, le nostre, per le quali uomini come Leone Ginzburg si sono battuti e sono morti. Io cito una frase di sua moglie, Natalia Ginzburg, che in un racconto in cui rievocava gli anni del confino in Abruzzo, che aveva vissuto insieme al marito, dice: noi pensavamo che quello fosse il peggio, no? Che guardavamo avanti alla fine della guerra come ad un avvenire facile e lieto. Invece poi, voltandomi indietro, dice Natalia Ginzburg, ho dovuto rendermi conto che quello era il tempo migliore della nostra vita. Ecco, noi siamo nelle nostre esistenze un po' grigie, un po' meschinelle, però pacifiche, agiate, quell'avvenire facile e lieto per cui uomini come Leone Ginzburg si sono battuti. E quindi dobbiamo esserne grati e apprezzare questa nostra condizione.